Ieri a Caserta, 1 marzo, presso lo showroom dell'architetto Cuccaro, abbiamo assistito ad una conferenza dove si è discusso di legalità, di territorio, di ambiente e quindi delle ecomafie, ma in generale delle organizzazioni criminali e il loro collegamento con la politica e con lo sviluppo del nostro territorio. Sono intervenuti a questa conferenza il responsabile Dipartimento UDC, Territorio e Ambiente, Paolo Farina, il coordinatore nazionale di giovani UDC Giampino Zinzi e un altro giovane importante rappresentante dei giovani UDC di Caserta, Gaetano Riccardelli. Diciamo che la conferenza è stata molto sicuramente interessante, anche perché hanno partecipato molti giovani, anche non esponenti dell'UDC, quindi possiamo dire che il territorio ha risposto in maniera positiva all'invito lanciato dall'architetto Cuccaro e dai giovani dell'UDC, ossia di partecipare in maniera più attiva alla vita sociale e politica del territorio. Come potete vedere dalle immagini, tutto si è svolto in un ambiente molto particolare, con colori, con veramente un ambiente adatto allo sviluppo delle idee. Importanti gli interventi sicuramente di Paolo Farina, che da poco ha pubblicato il suo libro Al voto dalle parti di Gomorra. Ha sottolineato sia all'interno del libro che durante la conferenza l'importanza di scendere in politica. Ecco, il suo libro inizia con una domanda: chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare di scendere in politica? E vediamo quindi un Paolo Farina che tutto il suo entusiasmo nel spiegare e nella voglia di cambiare passo passo, piano piano, quelle che sono le condizioni della nostra regione Campania e in particolar modo della città di Caserta e di tutta la sua provincia. Una persona che ha voluto puntare il dito in particolar modo sulle strutture della raccolta differenziata, degli scarichi di percolato, dell'assenza di molte strutture che sono alle basi della nostra raccolta dei rifiuti. Importante anche, voglio sottolineare, l'intervento dell'architetto Cuccaro. Come ha precisato, come in Italia spesso non vi è quel legame tra i giovani e le imprese, la voglia di arrivare non sempre attraverso il lavoro pubblico, ma attraverso l'impresa, che è, per esempio, quindi attraverso idee innovative, come accade in molti paesi europei. Ci ha raccontato, per esempio, anche lo stesso Paolo Farina, di un incontro con dei giovani inglesi che gli ricordavano perché sempre gli italiani, a finita la scuola o l'università, inviano curriculum, e Farina, in maniera molto, molto sorpresa, gli ha detto: perché, voi cosa fate in Inghilterra? La risposta è stata: noi ci riuniamo in tre persone e diamo vita ad una società. Ecco, quindi da questo convegno quello che è venuto fuori è stato sicuramente la necessità di riprendere quello che è il territorio casertano, quello che è la voglia dei giovani, a partire quindi in questo caso dei giovani dell'UDC, quindi dai vari Gaetano Riccardelli ai vari Bucchiudi e di tutti quanti gli altri giovani che volessero partecipare a questi convegni che si augura l'architetto Cuccaro possono essere sempre più frequenti da qui ai prossimi mesi. Ci ha promesso la possibilità di invitare a Caserta personaggi del calibro di Ezio Rossi, come sappiamo il grande imprenditore, il giovane imprenditore che ha dato vita alla grande marca di abbigliamento Diesel, e speriamo quindi di poter assistere con piacere alla sua presenza in Caserta. Che dire, chiaramente
l'invito è anche quello di leggere il libro di Paolo Farina, Al voto dalle parti di Gomorra, un libro che sicuramente per chi abita in queste terre così difficili non può non essere letto, come del resto è stato importante per risvegliare le menti di molti giovani leggere il libro di Saviano. Con questo abbiamo concluso e vi rimando ai prossimi servizi.